Quartus Sant'Elena compie un importante passo avanti per la sicurezza dei cittadini con l'installazione di 6 nuove telecamere di videosorveglianza che si aggiungono a quelle già presenti, portando il totale a 22 occhi elettronici puntati sul territorio cittadino. Il progetto, dal valore di 170.000 euro, è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale per dare risposte concrete e rapide alle esigenze di pubblica sicurezza e di controllo sulla viabilità emerse anche a seguito di alcuni incontri con le forze dell'ordine. Le nuove telecamere sono state posizionate in punti chiave della città. Tra le aree monitorate ci sono la rotatoria del Margine Rosso, le principali intersezioni di Viale Colombo e l'ingresso del Carrefour in Viale Marconi. Le telecamere hanno due funzioni principali. Alcune sono dedicate alla lettura delle targhe per tenere sotto controllo il traffico e individuare eventuali veicoli sospetti, mentre altre sorvegliano le aree circostanti per prevenire furti e vandalismi. Un'iniziativa che tende a rassicurare e tende soprattutto a facilitare il lavoro delle forze di polizia, delle forze dell'ordine e anche della nostra polizia municipale. Quello a cui tengo particolarmente è rivolgermi sempre ai cittadini. Usare questi strumenti non è una vittoria per la società, non è una conquista per la società, è una sconfitta. Perché una società che funziona non ha bisogno di avere microspie disseminate nella città, è una città, è una società, è una comunità che riesce a controllarsi e ad organizzarsi nel miglior modo possibile e non ha bisogno di queste cose. Ecco, l'appello che noi facciamo è lavorare molto sul fronte dell'educazione, soprattutto dei più giovani. Il sistema, che ha già dato dei riscontri positivi, soprattutto in termini di risoluzione di sinistri stradali, è progettato per essere modulare e quindi potrà essere ulteriormente esteso in futuro, secondo le esigenze che emergeranno e le risorse disponibili.